fatturato straordinario, direi. Siamo arrivati a 8,24 miliardi di euro, infrangendo il precedente record del 2019, con una crescita del 5,5% rispetto al 2020. E questo nonostante il 2021 abbia rappresentato un anno difficile per le conseguenze del Covid, della pandemia, del lockdown, la mancanza di fiere, la possibilità di viaggiare di meno e visitare i nostri clienti. Probabilmente ha aiutato la forte spinta alla digitalizzazione che già da anni avevamo avviato nelle nostre aziende. Ora dobbiamo anche però volgere lo sguardo al 2022 che vede il primo trimestre dell'anno con un leggero calo del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma con gli ordini saliti dell'8% e con dei mesi di produzione garantita a 6,7 mesi. Sicuramente ci sono delle nubi nere all'orizzonte, non solo le conseguenze della pandemia, ma i costi delle materie prime, l'incremento dei prezzi di trasporto, la carenza di elettronica e di componentistica che ci sta rallentando il fatturato e creando gravissimi problemi all'interno delle nostre aziende. Senza contare le difficoltà legate alle sanzioni con la Russia e alle conseguenze della guerra, che sono devastanti e saranno molto importanti. Ma noi siamo imprenditori, siamo positivi di natura. Probabilmente i nostri clienti dovranno ridurre gli investimenti perché loro stessi hanno avuto degli aumenti di materie prime, di costi dell'energia e cercheranno sicuramente investimenti di qualità. Ucciva rappresenta un settore di aziende che esprime qualità essendo anche leader al mondo nell'esportazione di macchine di imballaggio. Questo perché le nostre aziende hanno sempre investito in macchinari che portano efficienza, che aiutano i nostri clienti alla transizione ecologica attraverso materiali di imballaggio più sostenibili, attraverso la digitalizzazione delle macchine che permette un miglior controllo dell'efficienza e il raggiungimento di innovativi sistemi di Industria 4.0. Ecco, puntando sulla qualità, con un po' di positività e grazie anche al supporto di Ucima, io non sono convinto che supereremo anche questo fine 2022 e affronteremo il 2023 con grande forza e grande coraggio.